Oggi ci do un taglio. Allora, provo, faccio un esperimento, speriamo vada bene. Vorrei provare a tagliarmi il ciuffo, da dargli un po' di movimento, dato che i capelli sono cresciuti tantissimo e non li sopporto più. Quindi proviamo. Allora, adesso i capelli io li ho appena lavati. Adesso me li spazzolo un attimo per togliere un po' di nodini. Ecco qua. Ok. Adesso provo a dividere il ciuffo dal resto della chioma, chiamiamola così. Ok. Così. Direi di esserci riuscita. Sì. Ecco qua, guarda qua quanto sono lunghi, mamma mia. Ah, ecco. Allora, adesso qui ho le forbicine. Ovviamente non sono forbicine adatte. E niente, parto, io vado. Speriamo bene. Allora, taglio, eh. Per fortuna che mi crescono in fretta e velocemente. No, in fretta e velocemente è la stessa cosa. Che mi crescono in fretta e basta. Voilà. Allora, diciamo, mi sono fatta la base, quindi sono arrivata circa all'altezza del mento. Adesso con il pettine, se ci riesco, mi faccio la riga in mezzo. Circa, eh. Tanto, poi tanto io la riga in mezzo non la porto, ma è per avere poi un taglio pari, uguale. Uguale. Speriamo. Allora, adesso li ho divisi partendo dal primo pezzettino, andiamo in obliquo. Adesso l'obliquo io lo faccio partire dalla bocca e poi mamma mia, quanti ne ho tolti! Però dai, sono venuti scalati, eh? Sì. Ok. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, però adesso per me è un problema perché io con la sinistra faccio fatica. E se io invece faccio per traverso così? Oh mamma, come faccio adesso? Allora, niente panico. E adesso ripettiniamo per bene qua. Ok. Mo son cavoli amari, che io da questa parte non sono capace. Se io facessi al contrario, no, al contrario no. Allora, facciamo così. Io che mi taglio i capelli da sola. Oh mamma. Cioè sto sudando, eh. Proviamo. Perché poi con lo specchio non tagliano un piffero ste forbici, mannaggia. Allora, sì, facciamo al contrario.
Dunque, la lunghezza è qua, è questa, quindi adesso parto da questi, ok, è fatto. Ma va bene, ricresceranno. Ok, qui direi che ci stiamo. Poi riprendo questi e faccio così. Proviamo. Direi che ci siamo. Ma sì, dai, lasciamoli così, va. Di adesso faccio come i parrucchieri, quando hanno le forbici in mano tagliano, tagliano, tagliano. Ok, basta. Ora li asciugo e vediamo se ho fatto un grosso danno. Super pesantissimi davanti al viso e sicuramente di questo ciuffetto mi pentirò amaramente, ma va bene lo stesso e basta. Spero di avervi fatto compagnia. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao.